Buongiorno a tutti, siamo online? Ok, lo dico perché salutiamo anche chi ci sta seguendo online, in streaming, in diretta da TriV, che è la web TV dell'innovazione, che in collaborazione con SMAU e ANCI organizzano questi workshop dedicati alle Smart City, in questo roadshow itinerante che gira un po' per le città italiane. In questo frangente in particolare cerchiamo di raccontare in qualche modo quello che si sta facendo per finanziare in qualche modo l'innovazione del nostro paese. Siamo ancora un pochino indietro dal punto di vista nostro, del nostro paese, però ci sono alcuni strumenti validi che possono essere comunque sfruttati, quindi accedere a dei finanziamenti che possono essere europei, statali, privati. Ora entreremo nel dettaglio e cerchiamo di raccontarvi un pochino quelle che sono le realtà funzionanti, eccellenti del nostro paese. Mi presento un attimo, 30 secondi, io sono Chiara Albicocco e sono giornalista di scienza e tecnologia per Radio 24, mi occupo dei programmi Mebius e Smart City e sono qui, cercherò di parlare il meno possibile perché abbiamo a disposizione una cinquantina di minuti per raccontare questi interessanti strumenti. A mio parere qui ci sono tanti start-upper, tanti ragazzi che vogliono avviare un'impresa legata all'ICT, all'innovazione, quindi questi strumenti sono quanto mai utili e importante capire come accedervi. Qui con me allora abbiamo Alessandra Borgatti di Aster, che è responsabile del servizio First, di cui appunto vedete la slide e di cui parleremo in apertura. E Aster che cos'è? È un consorzio che mette insieme la regione Emilia-Romagna, mi sentite? Sì. La regione Emilia-Romagna, le università e alcuni enti di ricerca che operano nel territorio come il CNR, l'Enea, eccetera. Poi Donata Falesani invece sempre di Aster, che è responsabile dei servizi finanza per l'innovazione, e anche lei entrerà nel merito di un prodotto specifico. E poi Frediano Checchinato invece, che è responsabile dei rapporti per le imprese per l'Istituto Superiore Mario Boella. È un altro istituto, è privato e in qualche modo lo scopo è sempre quello di accedere in qualche modo ai finanziamenti per l'innovazione. Cerchiamo di darvi in questi pochi minuti delle infarinature, poi se avete qualche domanda, qualche suggerimento, qualche spiegazione da richiedere, siamo a vostra disposizione. Partiamo, se siete d'accordo, con Alessandra Borgatti. Grazie. Bene, io oggi volevo presentarvi il nostro servizio per accedere alle opportunità di finanziamento per l'innovazione, la ricerca e lo sviluppo tecnologico. È un servizio che ha origini abbastanza lontane, perché siamo attivi dal 1999 e nel corso degli anni abbiamo visto varie evoluzioni e abbiamo cercato di adattarci alla richiesta di chiarimento, di illustrazione della finanza agevolata a livello nazionale, regionale per l'Emilia-Romagna ed europeo, in modo da venire incontro alle esigenze che magari nel 99 erano reperire le informazioni e attualmente sono ordinarle, quindi cercare di orientarsi in un mondo dove le informazioni sono fin troppe e quindi c'è bisogno di un orientamento. Quindi vi presento il nostro servizio gratuito, che è gratuito, apro subito una parentesi, perché siamo finanziati da programmi europei e anche da un programma regionale, quindi l'obiettivo è quello di favorire il più possibile l'accesso alle opportunità di finanza agevolata per prevalentemente i soggetti della regione Emilia-Romagna, ma vedremo poi l'informazione aperta a tutto il territorio nazionale. Quindi il servizio si focalizza proprio sulle informazioni, gli approfondimenti e i servizi l'ambito è quello della ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione. Il servizio consta di tre elementi principali. Intanto una newsletter. Voi direte: perché newsletter, quando una newsletter in particolare settimanale, quando l'informazione ormai è quotidiana? Questo per ordinare, come dicevo prima, il flusso continuo di informazioni sui bandi, eventi, su ricerche partner, su tutto quello che ruota intorno ai finanziamenti per la ricerca
ricerca e l'innovazione. Quindi una newsletter che viene indirizzata all'utente in modo personalizzato, perché al momento dell'iscrizione si scelgono i temi di interesse, quindi si evita rumore su altro, su altre tematiche che non sono il nostro business. E questo è un esempio di newsletter, quindi con in primis i bandi, ma anche appunto approfondimenti sulla legislazione, su eventi dove poter incontrare potenziali partner. Non so se avete avuto occasione di passare all'area Innovate & Match, dove stiamo facendo oltre 1000 incontri in questi 2 giorni tra soggetti che cercano e che offrono tecnologie oppure servizi oppure hanno l'obiettivo di presentare dei progetti insieme anche a livello europeo. Vi dicevo, sì, ordinare le informazioni settimanalmente, ma essere informati velocemente sulle cose più importanti. Quindi da quest'anno abbiamo attivato anche il profilo su Twitter per seguire in modo dinamico le informazioni. Anche perché come saprete siamo in una fase molto importante dal punto di vista anche europeo di passaggio da una programmazione all'altra. Andiamo verso il periodo 2014-2020, dove si apriranno tutte le programmazioni europee per la ricerca e l'innovazione e che sono il nostro riferimento, e quindi è proprio questo il momento in cui sapere quali sono gli strumenti da utilizzare. Questi un po' di numeri, giusto per darvi l'idea di quanti iscritti, quante news vengono veicolate annualmente. Seconda anima del servizio è il sito, perché va bene l'informazione, ma bisogna approfondirla spesso, bisogna capire quali sono le regole del gioco, bisogna avere gli strumenti per intanto cercare autonomamente quali sono le opportunità per la mia tipologia. Posso essere una startup, posso essere un'impresa invece con una storia alle spalle, posso essere un ricercatore che vuole andare in mobilità. Quindi andando dentro la maschera di ricerca posso autonomamente fare intanto il check delle opportunità che possono essere adeguate al mio profilo, e questa è una fotografia del momento. Quindi se andate ora ci sono pochissime opportunità, proprio perché siamo in questa fase di passaggio e i bandi verranno aperti a livello europeo, in particolare per lo più alla fine dell'anno, inizio dell'anno prossimo. Quindi questo per avere uno strumento che di volta in volta vi consente di essere autonomi nell'individuazione. Ma una volta che ho individuato il bando di mio interesse o potenziale interesse, devo poterlo approfondire, e quindi ho tutte le informazioni, inclusa la scadenza, inclusi i link più utili, ma anche il programma di riferimento, quindi quello che vi dicevo, le regole di riferimento per poter cogliere questa opportunità. Se non sono del tutto autonomo nella lettura, nell'individuazione autonoma, diciamo, delle opportunità, ecco che ho i servizi che mi possono aiutare a capire meglio. Quindi assistenza individuale, che può essere via email, via telefono, piuttosto che con incontri individuali. La ricerca partner, come vi dicevo, abbiamo appunto un brokerage event adesso in corso, ma vengono circolate quotidianamente ricerche partner e profili di soggetti che si offrono come partner, e
questi un po' di numeri sulla nostra assistenza personalizzata, quindi vari contatti, eventi, perché molto spesso è importante parlare con i referenti del programma, quindi parlare con gli officer di Bruxelles piuttosto che con gli esponenti del ministero per capire se effettivamente gli strumenti sono adatti al mio progetto, alla mia idea progettuale, e anche per rivedere poi magari in streaming o riguardare i materiali degli eventi per avere quel non detto che non si legge sui documenti ufficiali. E come anticipato da Chiara prima, sono anche responsabile dello sportello APRE Emilia Romagna, e l'APRE è l'Agenzia per la Promozione della Ricerca Europea, che ha al suo interno tutti i punti di contatto nazionale per il programma quadro europeo di ricerca e innovazione, e quindi il nostro saremo coinvolti, lo siamo attualmente nell'assistenza alla partecipazione a Horizon 2020, lo strumento che, come vi dicevo, prenderà l'avvio dalla fine dell'anno e che ci accompagnerà fino al 2020 con circa 71 miliardi di euro destinati a imprese, ricercatori, per fare ricerca di frontiera piuttosto che per andare in mobilità o per fare progetti per le imprese. E qui vi ho riportato un po' tutti i loghi delle principali programmazioni che si apriranno in questo periodo, e quindi presto, appena le regole saranno chiare e definitive, sul sito troverete tutte le informazioni. Qui i nostri riferimenti, e spero di essere stata sufficientemente veloce per poi permettere un po' di domande eventuali successivamente. Esatto, bravissimo. Ok, passo la parola a Donata Folesani. Allora, sì, buongiorno a tutti. Prima di cominciare a parlare affiderei un attimo l'introduzione al video. Ok, allora buongiorno a tutti, sono Donata Folesani, sono la responsabile dei servizi finanza per l'innovazione di Aster, e l'iniziativa che vi abbiamo presentato è una piattaforma che abbiamo proprio lanciato ieri a Research to Business, e che sostanzialmente rappresenta l'avvio di una idea progettuale che abbiamo proprio lanciato all'edizione Research to Business 2012. È la nostra piattaforma che, in termini di quelli che sono i servizi offerti da Aster per l'accesso alle opportunità di finanza, chiude, se vogliamo, un po' il cerchio. La collega Alessandra
vi ha parlato del servizio First, quindi del servizio per l'accesso alle opportunità di finanza agevolata. La piattaforma Financer, che trovate su questo indirizzo, riguarda invece l'accesso alle opportunità di finanza privata, quindi finanza di debito e finanza di rischio. Perdonatemi un attimo che vi faccio, questo è... Ok, questo è il portale, quindi si chiama Financer, è un luogo dove chi cerca capitali per il proprio progetto imprenditoriale di innovazione può registrarsi, mi sentite? Ok, può registrarsi e presentare il business plan a investitori e finanziatori che sono accreditati sulla piattaforma e che trovate elencati nella sezione del portale in questo punto. Dopodiché il progetto viene prima prevalutato da Aster, una volta che presenta i requisiti minimi di ingresso in termini di innovazione e di completezza delle informazioni, viene abilitato ed entra, viene reso visibile all'interno della piattaforma. Reso visibile, ben inteso, solo esclusivamente agli operatori di Aster e ai finanziatori e agli investitori che sono accreditati. A questo punto viene presentato ad un panel di advisor e di valutatori che provvedono a preparare un report con analisi dei punti di forza e di debolezza del progetto imprenditoriale, con un'indicazione di percorsi di miglioramento per migliorare il progetto e con anche un'indicazione del set di prodotti e di soluzioni finanziarie più idonee e più adatte alla realizzazione di quel progetto. D'altro canto, per quello che riguarda investitori e finanziatori anche informali, quindi business angel, Financer dà la possibilità appunto di registrarsi, di accreditarsi, quindi di avere una vetrina con l'elenco dei prodotti e delle opportunità che sono in qualche modo disponibili per i progetti imprenditoriali innovativi. Quindi voi vedete, ad esempio, c'è una scheda per ogni investitore finanziatore col profilo dell'organizzazione, i riferimenti, la persona di contatto e i vari ambiti in cui l'investitore o il finanziatore interviene. Dopodiché questi sono i soggetti abilitati a vedere il progetto che è entrato in piattaforma e che è alla ricerca di capitali. Siamo entrati in fase pilota, ci siamo dati come termine ultimo per la sperimentazione il 31 dicembre di quest'anno e stiamo raccogliendo i progetti imprenditoriali al 30 settembre per poi sottometterli alla fase di analisi e di valutazione. Quindi, come insomma potete vedere, in questo modo Aster ha completato la gamma di quelli che sono i servizi e in questo modo siamo in grado quindi di prospettare per il progetto imprenditoriale le varie opportunità, sia che vengano dalle fonti di finanza agevolata sia che provengano da fonti invece di finanza privata. Allora, altro caso invece, ci spostiamo geograficamente per un istituto di eccellenza, l'Istituto Superiore Mario Boella. Un po' lo scopo è questo, insomma, cercare finanziamenti dal punto di vista pubblico, privato, l'accesso a questi finanziamenti per l'innovazione, e qui semplicemente c'è un elemento ulteriore che forse è l'elemento che contraddistingue l'Istituto Mario Boella, di cui adesso ci parla Frediano Chiacchina, che è responsabile se riusciamo a aprire la presentazione, che è responsabile dei rapporti con le imprese dell'Istituto Superiore Boella. Eccolo qua. No. Buongiorno a tutti. Beh, nell'attesa io intanto provo a introdurre. Allora, io sono Frediano Checchinato dell'Istituto Superiore Mario Boella di Torino. L'Istituto Boella è una realtà creata, voluta dalla Compagnia di San Paolo nel 2000, di cui siamo anche ente strumentale, e dal Politecnico di Torino. Ci differenziamo dal Politecnico, con il quale collaboriamo ovviamente, perché noi facciamo ricerca applicata, lasciamo la ricerca di base, la ricerca di frontiera nella giusta collocazione, che è quella del mondo accademico, e noi lavoriamo invece a supporto delle imprese del territorio locale piemontese, per noi nazionale ed europeo, per portare innovazione. Ci siamo con le slide, se no andiamo avanti. Grazie. Allora, come vi ho detto, l'Istituto Boella è ormai
circa 13 anni che opera sul territorio a supporto delle imprese per lo sviluppo competitivo e per l'innovazione nel mondo delle imprese. Velocemente inquadro solo il nostro istituto. Siamo circa 130 ricercatori, abbiamo attività progettuali nel 2012 aperte, composte da circa 20 progetti europei, 40 commesse industriali, quindi attività dirette richieste dalle imprese, e 34 tra progetti nazionali e regionali. Siamo organizzati con 7 aree di ricerca e 3 programmi strategici che poi dopo vi racconto un attimo più nel dettaglio, che sono trasversali alle nostre aree di ricerca. Ovviamente abbiamo poi la componente scientifica, solo nel 2012 abbiamo pubblicato 131 pubblicazioni scientifiche. Il nostro giro d'affari, il nostro turnover annuo è di circa 11 milioni di euro, lo cito solo perché vedremo quali sono i driver di misurazione che la Compagnia di San Paolo ci chiede su queste risorse. Il turnover è diviso in 5 milioni di conferimento annuo da parte della Compagnia di San Paolo e 6 milioni di euro di quello che chiamiamo budget competitivo. L'organizzazione, allora, noi siamo un centro di ricerca che opera nell'ambito dell'ICT e ci siamo specializzati su queste 7 aree di ricerca, quindi dalla navigazione satellitare alle tecnologie pervasive, quindi le reti dei sensori, internet delle cose, alla componente di sistema informativo, architetture e tecnologie software, dai device mobili al cloud computing, la fotonica, fibre ottiche plastiche, le soluzioni wireless multilivello, la gestione dell'informazione, quindi la rappresentazione dei dati, e poi lo sviluppo dell'innovazione, che è un'area particolare che è composta da un'unità che fa modelli di business, quindi modellazione a supporto delle imprese per nuovi modelli di business, e un'area particolarmente attiva che fa scouting tecnologico, quindi soprattutto attiva nel mondo bancario, finanziario, a supporto delle strutture bancarie per capire dove, dal punto di vista della tecnologia, andremo nel medio periodo. Su questa organizzazione, che è quella storica, quella proprio da centro di ricerca, abbiamo avviato 2 anni fa 3 programmi strategici che vogliono essere la sintesi per dominio di tutte le attività dei nostri laboratori. E ci siamo orientati ovviamente sulle smart city, sulla componente smart health e su smart energy, su indicazioni anche della città che ci ospita e dei nostri soci fondatori. Allora, vi ho detto prima che noi riceviamo un contributo dalla Compagnia di San Paolo. I partner industriali che collaborano con noi, da SKF, ST Microelectronics, a Simoco Assicurazioni, a Microsoft Innovation Center, tutta una serie di partner danno dei contributi annuali in una quota associativa. Poi le aree di ricerca, assieme a me che seguo i rapporti con le imprese e i programmi strategici, creano le loro opportunità di ricerca. Allora, il paradigma rispetto a quello che le colleghe di Aster hanno spiegato prima, il paradigma di finanziamento dell'istituto è opposto ma complementare. Cioè noi partiamo dall'ascolto dei bisogni di innovazione da parte delle imprese, poi cerchiamo il giusto finanziamento. Giusto finanziamento che vedremo tra poco come collochiamo. Perché dicevo che vi ho detto i dati sul turnover economico? Perché la Fondazione, la Compagnia San Paolo è anche un ente filantropico, quindi ci chiede di lasciare dell'impatto sociale al territorio, e per territorio lo intendiamo esteso in questa accezione. Quindi dei 5 milioni di euro che la Compagnia San Paolo mette a disposizione per noi, che noi andiamo a più che raddoppiare con quello che è il budget competitivo fatto dai progetti europei, nazionali, locali e le commesse private, noi abbiamo misurato con dati oggettivi che abbiamo generato nel 2012 20 milioni di euro di ricaduta sociale, 8 per aziende europee e 12 per industrie, aziende e enti italiani. Questo perché? Vi faccio un esempio velocissimo. Perché il territorio italiano è fatto da tante imprese che hanno ancora difficoltà ad accedere, anche culturali, ad accedere ai finanziamenti pubblici che soprattutto l'Europa nella programmazione attuale e in quella futura mette a disposizione. Da qui il ruolo fondamentale sicuramente di Aster e tutti i soggetti che sono
qua a muovere un movimento anche culturale verso l'avvicinamento al finanziamento pubblico europeo. Allora, il supporto che dobbiamo dare alle imprese è quello di portarle con noi verso la conoscenza, la partecipazione ai progetti europei. E gli strumenti in Italia ci sono tutti. Allora, noi con le imprese lavoriamo su tre filoni principali: un supporto di accompagnamento, che è quello che vi ho detto. Noi ascoltiamo i bisogni delle imprese, cerchiamo di capire qual è, se abbiamo, se siamo noi, se il nostro centro di ricerca ha le competenze per trovare la soluzione innovativa ai bisogni, e a quel punto insieme all'azienda cerchiamo il progetto europeo. Ci differenziamo, dicevo, da Aster, perché noi non facciamo il progetto europeo, non facciamo l'accompagnamento che è gratuito alle imprese, se non abbiamo una componente di ricerca, perché noi rimaniamo un centro di ricerca applicata. Quindi la ricaduta sociale che vi dicevo è portare un'azienda che non ha mai avuto fondi europei a conoscerli e a prenderli, perché noi teniamo sicuramente delle componenti di ricerca tecnologica in capo a noi, ma l'altra parte di finanziamento viene diviso tra costi nel consorzio che si è costituito. Poi ovviamente abbiamo un progetto congiunto di ricerca, cioè la tematica è interessante, si lavora a effort congiunto, si fa un investimento comune sotto forma di lavoro noi e l'impresa, e l'unica cosa, nel caso ci fossero delle proprietà delle proprietà intellettuali da garantire, chiediamo che ci venga garantito quello. Ultimo metodo, che comunque sta crescendo, e questo dovrebbe essere un segnale anche di sviluppo per il territorio, i progetti di ricerca, quindi le commesse industriali. L'azienda ha un bisogno, chiede supporto alla ricerca, e resta padrona della ricerca e della relativa proprietà intellettuale. La novità qual è? Abbiamo visto negli anni che la ricerca deve andare dalle imprese, quindi noi abbiamo delle risorse dedicate che vanno dalle imprese, non aspettiamo che siano le imprese a venire in istituto, avvicinarsi al mondo della ricerca, ma siamo noi che andiamo a cercare di ascoltare i bisogni. Quindi il paradigma è rovesciato rispetto alla ricerca accademica pura. Il futuro, adesso le colleghe hanno già accennato qualcosa, sicuramente Horizon 2020 ci dà delle grosse novità rispetto alla programmazione precedente. Intanto inquadra tutto in un contesto unico e poi dedica una forte attenzione a quello che viene chiamato le conoscenze, cioè trasformare la ricerca sin da subito in prodotti, processi e servizi innovativi per le imprese, quindi un forte coinvolgimento delle imprese. Horizon 2020 vorrà coprire tutto il percorso, dalla ricerca di base alla tecnologia, quindi alla trasformazione in innovazione, e a quello che viene chiamato le sfide sociali, gli impatti sul sistema socio-economico e sociale. Ci sono già delle indicazioni, ovviamente non ci sono i budget a livello di Parlamento europeo approvato, però delle indicazioni sono state date, sono interessanti. Circa il 35% del budget dovrebbe orientarsi intorno agli 80 miliardi di euro a livello dei paesi europei nella totalità. Allora, circa il 35% viene dato alla ricerca di frontiera. Questo non deve essere visto come un limite, ma un'opportunità, perché dalla ricerca di frontiera poi parte la trasformazione all'innovazione. Il 25% verrà dato per muovere subito il mercato, il supporto, lo sviluppo delle imprese. Quindi forte attenzione da parte del legislatore europeo al sostegno alla pubblica amministrazione, alle piccole e medie industrie. Poi la parte interessante è il 40% a tutte quelle grandi sfide che ricadono nelle sfide sociali. Allora, come Istituto Boella, in questa logica qua, noi riteniamo che la sfida di Smart City possa essere la sintesi per operare in ambito Horizon 2020 sul tema delle sfide sociali. Allora, Horizon 2020 ha tre valori fondamentali: l'intelligenza, quindi quello che diciamo prima, la ricerca di base, la sostenibilità ambientale, perché è il nostro futuro, e l'inclusione sociale. Insieme dovremmo favorire la cultura del cambiamento e saper misurare questa volta il beneficio indotto dagli interventi che andremo a fare, quindi quella famosa discontinuità
innovativa che cambia i processi delle aziende, cambia i processi di pianificazione della pubblica amministrazione. Ovviamente non ultimo l'uso dell'ICT come leva strategica abilitante, non più informatica fine a se stessa, ma informatica proiettata a supporto dei processi organizzativi, a supporto delle organizzazioni. Noi riteniamo, appunto, come Boella, e abbiamo iniziato a lavorare già a fine del 2011 sul tema Smart City, che bisogna passare al passo successivo, cioè Smart City deve diventare qualcosa di altamente concreto, altamente misurabile, e potrebbe essere l'aggregatore delle imprese verso i fondi europei della prossima programmazione. Finito. Grazie, abbiamo visto un po' che l'obiettivo è quello lì, l'obiettivo comune. Qui abbiamo illustrato tre modi diversi, tre in qualche modo metodologie diverse, però come obiettivo comune. Intanto, se qualcuno ha qualche domanda per i nostri relatori, che sono qua a disposizione per avere, se c'è qualcuno che ha bisogno di chiarimenti su quello che è stato appena detto. No, ok. Allora magari chiedo, iniziamo da Aster, alle colleghe, quali sono le richieste che, io immagino, voi lavorate con tantissimi giovani, l'abbiamo visto in quest'area qui, che con la vostra collaborazione che Aster ha messo in piedi, Research to Business, ci sono tantissimi ragazzi, tantissimi start-upper, come vengono chiamati, che hanno bisogno di partire per passare in qualche modo il trasferimento tecnologico dalla ricerca, dai loro brevetti, dalle loro lampi di genio per arrivare alla realizzazione, hanno bisogno di supporto. E allora volevo capire quali sono le loro esigenze, quali sono le cose che vi chiedono più spesso. Credo che all'inizio la stesura di un business plan sia quasi vista come una montagna insormontabile, invece con l'appoggio di qualcuno che ne sa, che ha a disposizione, è tutto più semplice, e poi non è così lontana l'idea di veder realizzato il proprio prodotto, chiamiamolo così, anche se si occupa poi di ICT o di quant'altro. Allora sì, giovani tanti, con buonissime idee. Negli anni Aster ha messo in piedi dei meccanismi di accompagnamento, naturalmente nell'ambito di quelle che sono le policy della regione a supporto della occupabilità e dell'imprenditorialità del territorio. Quindi esistono dei meccanismi che ormai cominciano ad avere anche alcuni anni di vita e che sono alla fine diventati dei veri e propri casi di successo, insomma delle vere e proprie politiche, dei veri e propri modelli di intervento, per cui andiamo dalla sovvenzione globale Spinner, che è un esempio secondo me straordinario di utilizzo tra l'altro dei fondi strutturali. È stata la prima sovvenzione globale fatta con Fondo Sociale Europeo in Europa, che è un programma piuttosto ricco anche dal punto di vista della dotazione finanziaria, perché parliamo di alcuni milioni di euro, che è un programma proprio di accompagnamento, quindi un programma che mette a disposizione delle borse di studio e delle agevolazioni e dei servizi per accompagnare, parliamo di start-up, i potenziali gruppi imprenditoriali alla messa a fuoco e alla definizione di quella che è l'idea imprenditoriale. Quindi io ho un sogno nel cassetto, ho un'idea, ho un risultato, ho una capacità di ricerca che voglio valorizzare in senso economico, voglio capire se dal punto di vista imprenditoriale questo elemento, diciamo, è sostenibile. Quindi voglio provare, voglio capire anche se sono un potenziale imprenditore. Tra l'altro l'elemento vincente di questo programma è proprio relativo al fatto che il programma assicura un accompagnamento in questa primissima fase, che è proprio la fase del capire se effettivamente la mia idea funziona, se il gruppo funziona. Dopodiché, a seguito di quello, diciamo in quella che è la filiera, no? Della nascita e della creazione della startup,
si innescano gli altri meccanismi, quindi tutte le attività che abbiamo realizzato come incubatore, tutta l'esperienza che abbiamo avuto come incubatore We Take Off, che è stata un'esperienza importante che adesso è conclusa e che è andata in questo momento poi a confluire in quello che è il portale Emilia Romagna Startup, che tra l'altro ha uno stand qui in fiera che vi invito a visitare. www.emiliaromagnastartup.it è il portale che la regione Emilia Romagna ha voluto, dove potete trovare tutte le risorse, tutte le attività, tutte le opportunità che nel territorio della regione Emilia Romagna ci sono a supporto dell'accompagnamento e della creazione di impresa. E poi last but not least la nostra piattaforma per la finanza. Quello che ci chiedono è aiuto e accompagnamento innanzitutto per quello che riguarda il reperimento dell'informazione e anche guida, orientamento per capire proprio come impostare il proprio progetto, quindi come dall'idea passare alla fase realizzativa, in una sorta di tracciamento di quello che è il percorso, il sentiero appunto da percorrere per arrivare poi eventualmente alla costituzione dell'impresa. Sembra semplice, ma in realtà è veramente una montagna da scalare. Invece chiederei a Checchinato di sottolineare l'elemento di diversità, chiaramente sono strumenti diversi. Boella è un centro di ricerca, quindi voi siete ricercatori che offrite in qualche modo la vostra conoscenza per diventare in qualche modo partner, cioè voi vi fate partner di quello che è l'esigenza, voi ascoltate l'esigenza aziendale come ci raccontava prima, chiedete qual è il bisogno, cercate in qualche modo di soddisfarlo, diventando partner e quindi in qualche modo spendendovi anche nel cercare poi di realizzare. Assolutamente, proprio la parola giusta è spendendoci, perché come avete visto, quando riteniamo che il bisogno sia alto, la sensibilità dell'impresa sia molto viva rispetto all'innovazione, soprattutto all'innovazione dei processi, noi tendenzialmente facciamo una fase di attività, di lavoro vera, per andare a capire quali sono le soluzioni, poi dopo ci occupiamo di cercare i soldi per il finanziamento, però il bisogno vero è quello di ascoltare le imprese in un momento di difficoltà, lo stiamo vedendo, lo stiamo misurando sul nostro territorio, le aziende, gli imprenditori hanno, i bisogni ci sono, quello che non ci sono purtroppo sono le risorse e forse certe volte è il tempo per andarle a cercare, allora noi, ma per questo anche Aster, offriamo parte di quel tempo in supplenza all'impresa per cercare le soluzioni e cercare i finanziamenti. Qualche esempio pratico l'abbiamo avuto, collaboriamo con un'azienda che è leader europea della movimentazione della pulizia delle strade in inverno, quindi gli spargisale, che si chiama Giletta SPA. Il signor Giletta, in un momento di difficoltà anche per quel settore, dice, viene in istituto e chiede, voglio trasformare i miei mezzi da pesanti a pensanti, cioè quello è quello che vorremmo noi, cioè quello che cerchiamo e speriamo che le imprese ci dicano. Il progetto l'abbiamo fatto circa 2 anni fa, abbiamo ottenuto finanziamenti europei, Giletta ha avuto per la prima volta dei soldi non dalle proprie banche o dal proprio portafoglio e ha avuto il vantaggio precompetitivo che la progettualità europea mette a disposizione, quindi il punto di atterraggio tra la ricerca, di incontro tra la ricerca, l'innovazione e le imprese è ascoltare i bisogni, perché solo dal punto di vista della ricerca il mondo reale rischia di essere distante, quindi l'incontro è la parte determinante. Grazie, c'è qualche domanda? Sì, eccoci. Vi chiedo di venire qui perché se no non è filo di fuoco. Sente? Sì. Io volevo una domanda per lei, siccome il problema è delle aziende italiane, in particolare quelle che si sono sviluppate in modo tradizionale per l'accesso ai fondi europei, spesso e volentieri è la costituzione del consorzio, cioè come si fa a superare un po' questo problema culturale quando ci si accede dal fondo pubblico classico italiano, in cui si ha in un certo senso come unico interlocutore l'ente pubblico italiano, ad un panorama internazionale in cui esiste un partenariato internazionale, quindi una dimensione internazionale a cui l'impresa italiana spesso non è abituata, una collaborazione diciamo internazionale e anche un interlocutore internazionale che spesso ha delle modalità molto diverse da quelle italiane. Sicuramente uno dei problemi, dicevo,
e anche culturale nel senso buono del termine, quindi la capacità di relazionarsi con imprese di altri territori. Allora, per la componente di supporto, di accompagnamento che fa l'istituto, ma vale per la parte di First per Aster, allora l'onere di comporlo il partenariato non possiamo lasciarlo ad imprese che sono all'inizio, quindi dobbiamo necessariamente essere noi operatori di quel tema lì a dare il supporto. Quello che invece le imprese devono fare è nella fase successiva, cioè lasciarsi guidare da chi ha esperienze in consorzi ampi e complessi europei dove ci troviamo interlocutori di dimensioni diverse, di culture diverse, lasciarsi guidare, dicevo, da chi di quello vive, ma con uno spirito di apertura e non di chiusura. Purtroppo abbiamo avuto esperienze di aziende che non volevano condividere neanche pacchi di lavoro con loro partner di medesimi progetti all'estero. Allora, apertura che a livello europeo c'è e in Italia ancora manca, e appoggiarsi agli interlocutori. Ripeto, il sistema della ricerca, quindi non l'Istituto Bella, non Aster, il sistema della ricerca e del supporto alla progettualità europea in Italia è ampio. Ovviamente, come tutti i settori, si parte da un livello altissimo e si arriva anche a qualche improvvisato. Allora, ampliamo come imprese la ricerca, troviamo i soggetti giusti che vi possono supportare, accompagnare. Voglio essere ottimista, le barriere culturali e operative le supereremo, cioè. Come abbiamo superato qualche anno fa quello della lingua, cioè il problema iniziale della programmazione era le aziende italiane non parlano l'inglese, allora non fanno i progetti europei, era un non problema, cioè, adesso superiamo gli altri. Ecco, sì, una domanda eventualmente banale, forse alla quale ha anche già fornito risposta, per cui chiedo scusa nel caso. Repetita Juvent, vi rivolgete esclusivamente ad imprese già costituite o costituendo eventualmente come start-up? Mi sfugge, non ho compreso. No, ha ragione, non l'ho specificato. Ci mettiamo a disposizione delle imprese tutte, prevalentemente quelle già costituite, non fosse altro perché abbiamo bisogno di non creare illusione ai giovani start-upper. Noi non finanziamo, purtroppo mi viene da dire, non è la nostra mission finanziare o seguire nelle fasi di partenza le start-up. Ieri tanti colleghi che espongono qua, start-upper, sono venuti a chiederci del supporto. Allora io ho detto chiaramente che noi siamo pronti a ascoltare le loro idee, i loro bisogni. Quando loro partiranno, quando loro avranno il giusto finanziamento, noi potremmo mettere in parallelo della progettualità comune, però a tempi diversi dai bisogni degli start-upper, sono 24-36 mesi, modelli diversi, modelli di velocità su binari separati. Allora, noi ci occupiamo tendenzialmente di aziende già sul mercato. Mi ha risposto in maniera chiara ed esaustiva, la ringrazio. Esiste anche un programma che si chiama Erasmus per giovani imprenditori, e se vuole poi allo stand dell'Aster individuiamo la collega che può fornirle tutte le informazioni, perché effettivamente è un'iniziativa che fornisce gli strumenti per permettere ai giovani imprenditori di intraprendere delle esperienze transnazionali e quindi di creare, di andare presso una struttura estera a fare dell'esperienza per poi ritornare con una competenza e capacità in più. Esatto. L'ultima domanda, che poi dobbiamo lasciare il campo. Più che una domanda, diciamo, è una sorta di constatazione, nel senso che è giusto l'idea di aiutare i giovani a partire comunque con le start-up e tutto. Il problema sostanzialmente, secondo me, è che essendo anche finanziamenti europei ci sono sì dei diritti di accesso uguali per tutti, ma doveri diversi dopo nel mantenere la società, ossia con tassazioni differenti che in Italia spesso e volentieri ti portano ad andare fuori. Secondo me un problema da ragionare è questo, nel senso uguali diritti nell'ingresso e doveri differenti poi nel mantenere la tua società o l'impresa che vai a costituire, no? E quindi secondo me il problema è anche quello, nel senso era più che altro, non so, il vostro pensiero, ecco.
Si potrebbe fare qualcosa magari unito con l'inserimento sia nel mondo, diciamo, dell'aiuto, dell'accompagnamento alla Costituzione, ma se si potrebbe magari in futuro, magari sicuramente verrà fuori, però magari qualcosa che ti garantisca anche uguali diritti a livello europeo, sia a chi fruisce di finanziamenti o di aiuti a livello europeo, tutto qui. Ma, sono d'accordo, anche se posso essere d'accordo, ma in realtà il maggior numero di aziende che ha avuto accesso a finanziamenti europei e poi ha cessato di esistere risiede tendenzialmente al sud dell'Europa. Quindi è un discorso anche questo culturale, cioè non è realistico che le aziende europee che hanno avuto accesso al finanziamento europeo abbiano poi cessato, cioè abbiano usato strumentalmente e abbiano cessato di. La politica comunitaria andrà nel tempo sempre più allineando le politiche nazionali, anche quelle fiscali, questo si sa. In questo momento il trattamento è sicuramente differente dalla Germania, all'Italia, ai nuovi paesi dei Balcani, però potrebbe essere un non problema anche questo. Questo è il mio punto di vista. Cioè, il problema è: lavoriamo sull'idea, lavoriamo sulla ricerca, generiamo quell'impatto socio-economico di cui il paese ha bisogno. Poi i problemi fiscali, rischiano di essere dei non problemi, cioè, li superiamo coi progetti veri, col finanziamento. Cioè, almeno i giovani ci devono credere maggiormente a quello che sarà il futuro dell'Europa, perché sennò ci orientiamo in un mondo pessimista. Non so se ho risposto. Mi dispiace un po' chiudere qui perché il dibattito era interessante e il tema molto molto importante, però purtroppo dobbiamo lasciare la parola a chi viene dopo. Io ringrazio i relatori per le loro chiarissime presentazioni. Grazie, buon proseguimento.